insomma, per forza di cose dobbiamo parlare di questo. Sì, di questo... Guardi, per forza di cose. Chiaro che tu, questa situazione ha fatto passare il secondo luogo su un'ottima prestazione della squadra. La squadra ha fatto un'ottima prestazione. Io ho visto il Napoli nel precampionato tante volte, l'abbiamo studiato, ho visto dal vivo a Napoli contro il Nizza, ieri sera l'avete visto, penso, molti voi in televisione, e anche per ammissione del Napoli, dei dirigenti, del allenatore del Napoli, sono stata la squadra che ha creato più difficoltà, la squadra che oggi è tra le squadre non più forti, ma tra le più in forma d'Europa, perché comunque, quindi è chiaro, la partita è stata preparata in una certa maniera dall'allenatore. Per quelle valutazioni aveva creduto che un calciatore delle caratteristiche, non un vero attaccante, ma delle caratteristiche come Daniel, potesse essere più adatto per interpretare il tipo di partita. Ovvio che nessuno è contento di non giocare o di non giocare dall'inizio, però è anche normale che l'allenatore si assuma la responsabilità di alcune scelte e i giocatori sono pagati per rispettare queste scelte. Quindi che ci sia stata delusione, amarezza, è normale, un giocatore che quasi sempre ha giocato titolare, un giocatore che comunque è stato, veniva da anni difficili e che l'anno scorso, grazie alle sue qualità, grazie ai compagni, grazie all'allenatore, ha fatto una delle migliori stagioni della sua carriera, degli ultimi, sicuramente degli ultimi anni. Quindi fatto questo, si guarda sempre avanti, sperando che dalle situazioni, tra virgolette, di rabbia, la rabbia diventi rabbia positiva da trasmettere e poi in campo, sempre nel rispetto, diciamo, prima dei ruoli e delle responsabilità delle situazioni. Come l'avete affrontata, Filippo? Cioè, c'è stato un momento di chiarimento o hai fatto finta di niente e andiamo avanti? No, non ho fatto finta di niente. Sappiamo che ci sta. Sappiamo che è normale che un calciatore, soprattutto un calciatore magari più esperto, può vivere in maniera più, diciamo, traumatica, una situazione che magari poteva pensare inaspettata quantomeno. Però poi la lettura della gara, credo la preparazione della partita, ha spiegato il perché di quella scelta. Al momento, quando giochi con una difesa come quella del Napoli, avrei bisogno di giocatori che possa attaccare un po' di più la profondità e non uno stoccatore come Pazzini, uno straordinario stoccatore, uno straordinario tiratore di calci di rigore. E quindi nel secondo tempo, negli ultimi 20 minuti, quando la partita l'abbiamo fatta a metà campo del Napoli, che sia successo raramente quest'anno ad altre squadre, le caratteristiche di Pazzini erano importanti, avrebbero voluto dare una mano alla squadra che dovrà rimaltare il risultato, perché alla fine sì. Casares riesce a fare quel gol che uscì di poco, è 3-2, mancano 10 minuti, è chiaro che a quel punto diventa una partita più riversata di andare di rigore del Napoli rispetto al primo tempo, dove lui fa una partita di ripartenza giocando con un 4-3-1-2, perché alla fine con due punte esterne e un centravanti che andava in copertura in pressione sui due centrali in copertura sul play avversario, che era questa la lettura della partita. Lavoro per il quale ci sono le caratteristiche che passano a altre straordinarie caratteristiche diverse da quelle che avesse a riparo tecniche e atletiche, questa è la situazione. Ok, però ti ripeto, noi guardiamo avanti perché c'è bisogno di tutti, perché come dicevo l'anno scorso, dissi, il nostro esempio è il scultore, quando questo quello non sarà salvato, e quindi mi riferisco a questa compattezza dell'ambiente, questa voglia di tutti di far bene e di andare oltre le difficoltà. Oggi le difficoltà ci sono state forse in un risultato che poteva aspettarsi, che noi comunque non accettiamo passivamente, perché comunque la squadra è andata in campo per vincere la partita con Napoli, non per subire l'iniziativa del Napoli, conoscendo le qualità dell'avversario e la forma della squadra avversaria che abbiamo fatto domenica. Nel Napoli gioca a capitolo chiuso, adesso dobbiamo guardare avanti, quindi tutta la partita contro il Napoli si sono chiuse queste situazioni, dobbiamo guardare la partita di Crotone e prepararla in maniera migliore con tutti i giocatori a disposizione della rosa e l'allenatore saprà quello che deve fare per domenica. A posto? Una domanda, tipo, al momento con la scelta di Fabio Pecchia, scelta tattica anche dettata, suppongo naturalmente anche dal fatto di avere, l'ha sottolineato lui, ecco, più volte, di essere piuttosto corto, anzi senza dubbio corto in attacco. E allora manca ormai non molto la chiusura di questo mercato. Quando pensi, se sia possibile, aggiungere queste tessere a un mosaico che indubbiamente incompleto, però. Sicuramente io sono contento perché la squadra in due reparti, in tre, è stata completa, al di là degli infortuni, netto di infortuni, ci sono stati in difesa abbastanza rapidamente. Quindi sia nei portieri, nei difensori e nei centrocampisti, sia io che il mister ci sentiamo assolutamente aperti. Davanti bisogna integrare con due giocatori sbarra tre calciatori. Chiaro che prima arrivano meglio per tutti, però nel frattempo quelli che ci sono stanno facendo, insomma, molto bene. Perché quello che è verde sta facendo molto bene, farà una grandissima crescita. Cerci, al di là degli ultimi 2 anni difficili,
stanno mostrando le tutte importanti. Pazzini è entrato, ha fatto 20 minuti giusti secondo me, quindi sono al netto di questo, è un problema numerico. Secondo me possiamo far bene, ovviamente numericamente l'allenatore l'ha detto davanti, dobbiamo integrare dei calciatori, cerchiamo di farlo il prima possibile, nel rispetto della rosa e di alcuni obiettivi che abbiamo individuato, che però ovviamente le circostanze contingenti hanno magari rallentato o bloccato le trasferimenti che sembravano più scontati e più semplici potessero avvenire. Ma questa è la logica del mercato in corso di campionato, quello che dicevi prima, no? Quanto il mercato può incidere il campionato sul mercato. È chiaro che un mercato aperto a competizione in corso può far cambiare da un momento all'altro delle strategie che sembravano più semplici. Questo lo metto in preventivo perché non è una cosa di oggi, è una cosa che è sempre avvenuto. Dobbiamo essere bravi, io, il presidente, l'allenatore stesso, a fare gesti da virtù e avere un quadro chiaro di alternative possibili in quei ruoli che sono ancora numericamente scoperti. Ok? Grazie. Grazie a voi. Grazie.